Monte Corvino, Ravella, Monte Corvino, Ravella, Monte Corvino, Ravella, Monte Corvino, Ravella, questo è il mio paese. Finalmente siamo ritornati su Rece Films e il film che parlerò oggi è Venom. Però prima di parlare di questo film vi dico una premessa. Venom non ha debuttato con questo film qua, ha già debuttato molto prima in Spider-Man 3 come antagonista contro Spider-Man. Ma in questo film però lo vediamo come protagonista invece dell'antagonista, che fa pure rima. Detto questo, ragazzi, vi dico subito che questo è il primo film dell'universo Marvel targato Sony. Quindi non ha niente a che fare con la Marvel. Quindi il personaggio di per sé non fa parte della Marvel Cinematic Universe. È un peccato, però va bene così. L'importante è che sia uscito questo film, perché vi dico la verità, è molto bello da vedere e tutto il resto. Come film doveva essere horror, ma in realtà io l'avevo trovato un po' comica la situazione, oltre all'azione, fantascienza e thriller, che, come si è visto nel film. Vabbè ragazzi, comunque detto questo, io non vi dico la trama perché sennò sarebbe spoiler, ma vi dico semplicemente chi è il protagonista di questo film. Il protagonista, cioè il nome dell'attore, si chiama Tom Hardy, che investe i panni di Eddie Brock, che ovviamente lui prenderà il, cioè si farà entrare il simbione nel suo corpo, che poi diventerà Venom. Ora parleremo delle caratteristiche di questo personaggio. Come le caratteristiche di questo personaggio è molto semplice. Allora, per prima cosa, il simbionte deve trovare l'ospite. Quindi mettiamo appunto caso Eddie Brock. Una volta che è entrato nel corpo dell'ospite, Venom può, come posso dire, allungarsi, fare forme strane tipo spada, martello e tutto il resto. E poi tra l'altro può anche fare bazzi lunghi rispetto ad un essere umano qualunque. E detto tutto questo, ragazzi, gli unici, diciamo, punti deboli di questo personaggio sono solo due. Il primo è la frequenza a 4000 Hz e tra l'altro il fuoco. Quindi due cose, diciamo, basilari per eliminare questo nemico. E devo essere sincero, come personaggio è uno dei veramente fortissimi della Marvel, devo essere sincero, come antagonista oppure protagonista, non so quale delle due, ma vabbè. Però c'è un piccolo difetto di questo personaggio, purtroppo, nonostante ciò che ha questi belli pregi e ovviamente anche dei punti deboli, c'è un piccolo difetto, è quello che c'ha sempre fame, cioè costringe all'ospite di far mangiare in qualsiasi momento, cioè per farvi capire, si ingozza parecchio, deve mangiare parecchio pur di rimanere nel corpo umano, se no altrimenti se ne va via, e rischiando di far morire l'ospite. E questo è l'unico, diciamo, l'unico problema di questo genere qua. Comunque ragazzi, vi posso garantire che questo film è stato un ottimo successo, infatti ha incassato anche 80 milioni di dollari, mentre in Italia è posizionato al primo posto con un guadagno di 3,7 milioni di euro, quindi una bellissima cifra per questo film qua. E comunque in ogni caso, per amanti di eroi Marvel, io ve lo consiglierei di andarlo a vederlo e tutto il resto, per chi ancora non l'ha visto. E oltre a questo successo, raga, vi posso garantire che quest'anno ci sarà anche il sequel. Io sinceramente, da fan della Marvel in generale e anche fan di Venom, io me lo andrei a vederlo al 100%, sicuramente. E ovviamente, ragazzi, ci sono anche delle curiosità che non possiamo oscurare la situazione.
Negli Stati Uniti il film è stato vietato ai minori di 13 anni non accompagnati da tutti per la presenza di sequenze fantascientifiche di azione violenta e il linguaggio non adatto addirittura. Quindi questa cosa qua c'è da dirsi, eh. Anche in questo film, ragazzi, non mancano le scene tagliate. Vi dico subito in anticipo che in questo film è stato tagliato addirittura 30 minuti di film. Quindi mi immagino già quante scene hanno dovuto tagliare. Però tra le scene tagliate purtroppo ne ho trovate solo due. Solo due. Allora, la prima scena che ho trovato, che vedete qui in basso, non è altro che Eddie Brock che si fa accompagnare da un autista, quindi sta in un taxi, che però oltre a parlare con l'autista parlava anche con Venom. E non capisco perché questo taglio particolare. Vabbè, detto questo, ragazzi, io penso che sia giusto così. Così anche nell'altra scena che vedete sempre qui in basso, anche su questa scena che vedrete, non è altro che Eddie Brock a un certo punto sentiva l'allarme della macchina e purtroppo, giustamente come il punto debole di Venom, Venom si incazzava, quindi si trasformava e sfasciava tutta la macchina davanti a un bambino. Devo essere sincero, è stato meglio che l'hanno tagliata, vi dico la verità, perché secondo me è una di quelle scene inutili in questo film qua. Comunque, ragazzi, io spero di trovare altre scene tagliate perché ero molto curioso di quei 30 minuti persi, devo essere sincero. Poi mi faccio qualche idea, però vi dico la verità, in ogni caso, guardando questo film, nonostante ciò che sono state tolte di quelle scene, per me mi va bene anche così, perché è abbastanza lineare. E ora, raga, passiamo alle vostre domande, che le ho pescate tutte su Instagram. La prima domanda che mi fa è questa. Ci sarà Carnage come nemico di Venom nel prossimo film? Certo, è ovvio, visto come è andato a finire il film. E ovviamente il film uscirà quest'anno. Per chi non lo sa, Carnage non è altro che un altro Venom, però in versione rosso, però ha gli stessi caratteristiche di Venom, uguali. Dovrebbe fare un film su Carnage oltre che Venom, secondo te? Sì, ne vale la pena, anche perché non sappiamo da quando è nato questo personaggio e non sappiamo la storia dietro per come stanno le cose. Quindi io penso che ne vale la pena di fare un film su di lui. Le è piaciuto il cattivo? Allora, devo essere sincero, Riot come cattivo sì, ma l'ospite no, non mi è piaciuto per niente. È nato prima Venom il film o la canzone di Eminem? Allora, tecnicamente la canzone di Eminem è nato proprio dal momento in cui, diciamo così, prima dell'uscita del film, quindi diciamo contemporaneamente. Cosa ne pensi del pezzo finale cantato da Eminem? Sì, devo essere sincero, è un'ottima canzone quella di Eminem, che poi tra l'altro, ed è giusto che abbia un contributo del genere, specialmente dal cantante Eminem. Chi è il protagonista? Allora, se parliamo dell'attore principale, si chiama Tom Hardy, nel film si chiama Eddie Brock, che ovviamente dentro al suo corpo ha il simbionte chiamato Venom. Come mai il simbionte ha attaccato il protagonista e non un'altra persona? Allora, non so dove voglio apparare con questa domanda, ma te lo dico in due modi. Allora, se parli attaccare nel modo in cui, cioè diciamo che si sono dati a botte per dirsi, no, in realtà ci hanno litigato. Solo per quello è, solo perché Eddie Brock lo chiama parassita, che in realtà si dice simbionte. Mentre invece, se dici che Eddie Brock sia stato infettato, è perché era lui è stato il prescelto. Lo consigli? Sì,
Ovviamente solo per chi ama il genere Marvel, cioè o supereroi in generale. E io ovviamente lo consiglio specialmente ai fan di Venom. Cosa non ti è piaciuto in questo film? L'ospite del nemico di Venom. Tra Venom e Spider-Man, chi è il più forte? Bella domanda che ti sei fatto. Ti posso risponderti francamente Venom perché se Venom non avesse quei pochi punti deboli, ovvero il sonoro da 4000 Hz e poi il fuoco, per Venom sarebbe stato veramente difficile battere, devo essere sincero. Quali elementi caratteristici del personaggio che ti ha colpito di più? Ti posso dirti l'allungamento, diciamo, del simbionte stesso, oltre alla forza vera e propria. Era carino l'attore per lei, maestro. Se intendi Tom Hardy, sì, è un ottimo attore e aveva tutte le carte in regola per essere il Venom in questo film. Cosa ti ha fatto paura? Beh, veramente più che paura, raga, devo essere sincero, mi ha fatto più ridere che paura. Devo essere sincero, di horror non c'ha quasi niente, però se mi devo spaventare, è quando, diciamo, la prima volta Venom si fa sentire. Infatti, quando stava in bagno, Eddie Brock, sentiva Eddie, e poi usciva con gli occhi bianchi, là era una paura pazzesca. Secondo lei, maestro, chi è forte come Venom tra gli Avengers? Ah, bella domanda. Vabbè, io tra i forti degli Avengers, quello è Hulk, sicuramente, perché è quasi impossibile da sconfiggerlo. Perché lo chiede adesso se è uscita a ottobre come la canzone sull'estate a settembre? Allora, io questa domanda non la volevo rispondere, però sono obbligato a risponderlo. Allora, per prima cosa, quando io faccio il Recensions Films, per prima cosa il film me lo devo vedere, perché sennò altrimenti è inutile che lo faccio, è inutile proprio, cioè anzi non ne vale proprio la pena. Poi l'altro, oltre a vedere il film, mi devo anche documentare le cose, come le curiosità, le scene tagliate e tutto il resto. Quindi ci vuole un po' di tempo a fare queste cose. Io per questo motivo devo fare più i film già usciti da poco tempo, o da diverso tempo prima di fare tipo di questo lavoro qua, invece degli diciamo dei film appena usciti, perché è quasi impossibile. Anche perché poi se devo fare un film appena uscito, per prima cosa me lo devo vedere a cinema e poi mi devo documentare su altre cose, e questa è la cosa. Però io purtroppo io a cinema non ci vado tutti i giorni, e questo è questo che vi voglio farvi capire. Per riguardo invece il mio brano su SummerSlam, per prima cosa non è uscita a settembre, ma bensì a fine agosto. Io in verità la canzone la volevo uscita almeno, ripeto, almeno per luglio, l'inizio luglio, però purtroppo io ho avuto il cellulare spaccato e io purtroppo non potevo fare i video e quindi non potevo fare il videoclip. Poi tra l'altro mi serviva anche il posto giusto per cantare la canzone SummerSlam, che infatti doveva essere per l'estate. E infatti in quel posto mi è servito abbastanza per dare senso alla canzone. E quello è il discorso che vi voglio fare io. Molto semplice. E spero che lo capiate. E poi un'altra cosa. Se io l'avrei fatto, diciamo, a inizio giugno oppure luglio, devo essere sincero, forse mi è stato anche difficile, perché comunque c'era un mare di gente e sarebbe stato difficile. Anche comunque, in ogni caso, io per esempio nella canzone dal vivo, anche se io adesso ho fatto così, cioè questa uscita un po' strana, però io vi posso assicurare che invece di dire 2018, io potrei anche dire 2019, 2020 durante la canzone, in live ovviamente, e non è un problema per me. Ma Venom è buono o cattivo? Non l'ho capito. Beh, sinceramente. Mi sarei aspettato questa domanda qua, me la sarei aspettato perché anche io mi sono fatto la tua stessa identica domanda. Ti posso rispondere che in questo film è protagonista, ma nel film precedente, ovvero Spider-Man 3, che è uscito molto molto tempo prima, ti posso assicurare che là invece è stato l'antagonista. Quindi in pratica Venom come personaggio
è più l'antagonista che protagonista, anche se ho fatto rima la seconda volta. Cosa ne pensi degli attori? Beh, devo essere sincero, un bel cast in questo film, anche se però a livello di villain, però l'ospite non è simbionte. Devo essere sincero, non mi è piaciuto tanto, però mi sta bene anche così, anche se avrei voluto un attore diverso. Poi, tra l'altro, tra il cast c'è anche la buonanima di Stellin, che mi dispiace che non ci sia più e spero che verrà ricordato per sempre. Ti piaceva quando il simbionte prese possesso del corpo della ragazza? Mamma mia! Hai indovinato, hai indovinato. È una di quelle belle scene di quel film. Devo essere sincero. Molto bello. Anzi, devo essere sincero, non me lo sarei aspettato. Non me lo sono aspettato quella scena lì. È veramente stata geniale. Veramente geniale quella scena. Molto bello. Preferisci il Venom di questo film o quello di Spider-Man 3? Bella domanda che ti sei fatto. Bella domanda. Però è molto difficile perché, anche se qua lo vediamo protagonista e non antagonista, che originalmente doveva essere antagonista e non protagonista, ma devo essere sincero, è molto difficile, perché sia come protagonista e antagonista, devo essere sincero, ha funzionato alla stragrande. Poi giustamente ci sono anche dei fan, dei villain, che quei villain diventano protagonisti e ci può anche stare in questo contesto, ma se devo scegliere soltanto uno, allora in questo punto di vista io dico quello di Spider-Man 3, perché come ho detto prima, Venom tecnicamente è un villain e non un eroe, per dirla tutta. Gli effetti speciali le sono piaciuti, maestro? Beh, sì, ottimi effetti speciali, anche se però qua siamo ritornati un po' negli anni 2000, però ci sta. Ci sta tutto. Anche se però io avrei preferito qualche effetto speciale, diciamo, molto migliore, però mi sta bene anche così. In che luoghi è stato girato il film? Beh, io ne posso dirti solo due. San Francisco e Hong Kong. Almeno credo. Raga, concludo qua questo video e ci vediamo nei prossimi Recent Films. Ovviamente, quindi seguitemi tutti su Instagram, lasciate un bel like su questo video e noi ci vediamo nel prossimo video. E chiudo questo video rispondendo a questa domanda: le piacerebbe diventare Venom? Noi siamo Venom. Montecorvino, Ravella, Montecorvino, Ravella, Montecorvino, Ravella, Montecorvino, Ravella, questo è il mio paese, ci vivono...